Anche se di solito l'animale della fattoria preferito dalle bambine sono i cavalli, anche gli asini si meritano una possibilità. Il destino a volte riserva delle sorprese e dei piccoli momenti di gioia inattesi, come ci insegna la storia di un asinello di nome Shox e di una bambina che si chiama Amber. L'asinello è stato trovato morente nel campo di una fattoria in Irlanda. Era scheletrico, con una corda legata al collo che aveva provocato delle profonde ferite sulla quale il proprietario aveva versato della candeggina per disinfettarle, provocando ulteriori lesioni e piaghe. Shox venne recuperato dai volontari di un santuario di Birmingham, il The Donkey Sanctuary, dove è stato curato anche dagli abusi psicologici che aveva subito, fino a diventare un adorabile asino che i volontari hanno destinato alla terapia con i bambini, la Pet Therapy. Nel 2013 Shox ha incontrato per la prima volta una bambina di appena 2 anni di nome Amber, nata prematura con la sorella gemella. Amber aveva però riscontrato dei problemi respiratori e venne sottoposta ad un delicato intervento chirurgico con il quale è stata effettuata una tracheostomia d'emergenza per farla respirare. Purtroppo a causa dell'intervento furono recise le corde vocali e per questo nei primi anni della sua vita Amber non ha potuto parlare. Inoltre i piccoli blocchi respiratori avevano provocato una breve paralisi cerebrale compromettendo il coordinamento motorio della bambina che ha iniziato a muoversi tardivamente. I genitori di Amber scoprirono grazie a degli amici la possibilità di portare Amber a fare terapia con gli asini e decisero di provare. Quando Amber incontrò per la prima volta Shox aveva appena 2 anni. Tuttavia, come ricordano i volontari, il contatto tra loro è stato immediato. Da subito si è visto creare un legame tra di loro perché entrambi si sono comportati con gentilezza. Shox ha abbassato la testa verso Amber dandogli il permesso di tenerlo per il collo. Eravamo spaventati perché per noi l'asino era immenso rispetto ad Amber, raccontano i genitori della bambina. La terapia è andata avanti per 1 anno, fino a quando Amber a 3 anni è stata sottoposta ad un altro intervento chirurgico per ripristinare le corde vocali. Dopo una lunga degenza in ospedale, durante la quale Amber è stata lontana dal suo amico asino, la bambina non aveva mai parlato. Solo quando tornò da Shox al santuario, Amber pronunciò da sola la sua prima frase rivolgendosi al suo amico. Ti amo, Shox. Siamo rimasti impressionati, eravamo contenti e orgogliosi, provando un sollievo immenso perché finalmente abbiamo scoperto che Amber poteva parlare, ricorda la madre. È stato subito evidente che si fosse creato un legame tra di loro, erano entrambi così dolci l'uno con l'altro, racconta il padre di Amber. Shock ha abbassato la testa verso di lei e le ha permesso di abbracciarlo intorno al collo. Era una scena spaventosa per noi come genitori perché era così grande rispetto alla piccola Amber, ma sembravano veramente incantati uno dall'altra. A distanza di anni, l'amicizia tra Amber e Shox non è cambiata e quando Amber esce da scuola prima di tornare a casa deve andare sempre a trovare il suo amico per coccolarlo e portarlo a fare 2 passi nel maneggio. Questa bellissima storia è stata raccontata in un libro intitolato Amber's Donkey, l'asino di Amber, pubblicizzato anche tramite l'omonima pagina Facebook dove seguire ancora le avventure di Amber e del suo amato asinello. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.